siano dato Gesù Cristo. Nella preghiera del Padre nostro, che meditiamo in questi quaresimali, noi preghiamo sempre così: sia santificato il tuo nome. È l'amore disinteressato, solidale e diretto ad ogni uomo che trasforma la comunità cristiana in un involucro che svela al mondo intero il vero volto di Dio. Come loro, anche noi vogliamo santificare il tuo nome, mettendolo al centro dei nostri interessi. Che il tuo nome, Signore, sia santificato e non il nostro. Che il tuo nome, Signore, e non il nostro, sia a muoverci e a risvegliarci nell'esercizio della carità. Quante volte pregando ci limitiamo a chiedere doni, ad elencare richieste, dimenticando che la prima cosa da fare è lodare il tuo nome, adorare la tua persona, per poi riconoscere nella persona del fratello che ci hai posto accanto il tuo riflesso vivente. In mezzo a tante cose che passano e per le quali, come ci diceva il Vangelo, discorso della montagna ieri mattina, ci preoccupiamo e ci affanniamo, aiutaci, o Padre, a ricercare quello che resta, la presenza tua e del fratello. La prima domanda del Padre nostro è: sia santificato il tuo nome. Si tratta di una esperienza un po' lontana dal nostro modo usuale, solito di parlare, e richiede di essere intesa alla luce dell'Antico Testamento, in particolare di Ezechiele e del Levitico. Dice il profeta Ezechiele: perciò annuncia alla casa di Israele, così dice il Signore Dio, casa di Israele: io agisco non per riguardo a voi, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato tra le nazioni politeiste presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. E leggiamo nel libro del Levitico: osserverete i miei comandi e li metterete in pratica. Io sono il Signore. Non profanerete
il mio santo nome affinché io sia santificato in mezzo agli israeliti. Io sono il Signore che vi santifico. Sia santificato il tuo nome. Non indica una lode fatta di culto e di parole, quanto piuttosto un permettere a Dio di svelare nella vita del singolo e della comunità la sua potenza salvifica, di salvezza. Con questa domanda il discepolo, ciascuno di noi chiede che la comunità, la famiglia, diventi un involucro trasparente, capace di mostrare di fronte al mondo la presenza di Dio. Alla domanda in che modo gli uomini possono santificare il nome, i rabbini erano soliti rispondere con la parola e ma soprattutto con la vita. La vera santificazione del nome è il dono della vita, quella vita data da Cristo crocifisso per noi, per nostro amore. Sia santificato il tuo nome. Ci siamo riferiti al Levitico e a un passo del profeta Ezechiele. Nel libro del Levitico leggiamo: non profanerete il mio nome santo, affinché io sia santificato in mezzo agli israeliti. Io sono il Signore che vi santifico, che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio. Già in questo passo sono indicati tutti i tratti essenziali della santificazione ed essi sono cinque. Il primo è che la santificazione è opera di Dio, non dell'uomo. Io sono il Signore che ti santifico. Lo dice anche la formula del Padre nostro: sia santificato il tuo nome, formula con la quale noi, cari fratelli e sorelle, chiediamo a Dio che Egli stesso santifichi il suo nome. Il secondo tratto della santificazione è l'appartenenza al Signore. Vi ho fatto uscire dall'Egitto per essere il vostro Dio. Dio libera il suo popolo dalla schiavitù del faraone per legarlo a sé. Si abbandona una schiavitù per una diversa appartenenza. Santo è chi appartiene totalmente, sempre al Signore. La terza caratteristica della santificazione è la novità. Si lascia la schiavitù per un'appartenenza nuova. Santo è chi si lascia condurre fuori da Dio, dalla logica del mondo, dalle idolatrie. Vi ho fatto uscire dall'Egitto, separato
dal mondo, non perché non ami il mondo, ma perché non ne accetta il peccato. In questo senso, santificare il nome significa vivere una separazione. Il santo è separato. Il quarto tratto della santificazione è la trasparenza. Affinché io sia santificato, perché io mi manifesti santo in mezzo agli israeliti. La comunità santifica il nome di Dio quando si rende trasparente al suo amore, permettendo in tal modo al mondo intero di scorgere in lei stessa, nella sua vita, nei suoi rapporti, nella sua organizzazione, il volto del vero Dio. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. È un concetto questo espresso con forza anche nella pastorale di anni fa dei vescovi italiani, evangelizzazione e testimonianza della carità. Tra le caratteristiche della carità, il Vangelo pone in evidenza il suo carattere pubblico, proprio come la croce di Cristo è un evento pubblico e insieme trasparente, che si è svolto davanti a tutti e nello stesso tempo è l'icona più luminosa dell'amore di Dio. La visibilità delle opere che la Chiesa compie deve essere accompagnata da una sorte, da una specie di trasparenza che non si fermi su di sé, ma invita gli uomini a prolungare lo sguardo verso Dio nella sua vita e nella sua croce, in ogni suo gesto. Gesù Cristo è stato la trasparenza del Padre. Chi vede il Padre vede me. Allo stesso modo, la Chiesa, nelle molteplici forme del suo servizio, deve rivelare il volto di Dio, non anzitutto se stessa. In altre parole, il popolo di Dio deve essere nel mondo e di fronte al mondo una sorta, una specie di palcoscenico che permette a Dio di mostrare visibilmente e pubblicamente la sua azione. È la prima missionarietà della Chiesa e del cristiano. In questi giorni è venuto da me a confessarsi un uomo. Mi sembrava il santo Giobbe, tante pene, tanti fastidi a lui personalmente, in casa, in famiglia, e mi diceva: padre, Inri, io lo traduco così, io non ritorno indietro, ma vado avanti. Io non ritorno indietro, ma vado avanti con la pazienza di Giobbe.
il quinto tratto della santificazione del nome è un imperativo che avverte di una esistenza, di una possibilità. Non profanerete il mio nome. Il popolo di Dio può diventare un luogo che oscura il volto di Dio, nascondendolo anziché svelandolo. In questo caso il popolo di Dio non è più il luogo della santificazione del nome, ma della sua profanazione. Il miglior commento alla nostra domanda del Padre nostro, sia santificato il tuo nome, è forse racchiuso nella grande preghiera che Gesù, durante l'ultima cena, ha rivolto al Padre prima della sua beata passione, capitolo 17 di San Giovanni. Santificali nella verità. Fratelli e sorelle, pregate per i sacerdoti, siano santi, perseveranti, santificatori, santificali nella verità. La tua parola, o Padre, è verità. In loro, per loro, santifico me stesso. E ciascuno di noi dica stasera, davanti alla Santa Croce, per la mia parrocchia santifico me stesso, per i miei figli, i miei nipoti santifico me stesso, per mia moglie, per mio marito santifico me stesso. Gesù ha santificato il Padre con la sua perfetta obbedienza, accettando di essere in tutto la trasparenza del suo amore universale. L'obbedienza costa. Chi comanda può sbagliare, chi obbedisce non sbaglia mai. Onora il padre e la madre obbedendo. Venga il tuo regno. La prassi missionaria di Gesù è sempre caratterizzata dall'accoglienza degli esclusi. Siamo, fratelli e sorelle, nell'attesa che venga il suo regno. Lo domandiamo e lo desideriamo perché vediamo che le dinamiche del mondo non lo assecondano, dinamiche orientate dalle logiche del denaro, degli interessi, del potere. Io non me ne intendo, però vedo la borsa va su, la borsa va giù, mentre ci troviamo immersi in un consumismo sempre più sfrenato che ammalia con bagliori luccicanti ma evanescenti. Aiutaci, o Padre, a credere in quello che crediamo, a rinunciare alle comode sicurezze del potere, alle ingannevoli seduzioni della mondanità, alla vuota presunzione di crederci autosufficienti, all'ipocrisia di curare le apparenze. L'apparenza inganna. Dio guarda il cuore, non all'apparenza.
così non perderemo di vista quel regno al quale tu ci chiami. Parlando al Padre nella preghiera, Gesù chiede prima di tutto che venga presto il suo regno. Anche noi chiediamo la stessa cosa tutte le volte che preghiamo con le parole di Gesù. Questa richiesta suona forse un po' strana. Noi, cari fratelli e sorelle, non abbiamo esperienza di che cosa sia un regno. Noi italiani siamo repubblica, ma ne abbiamo sentito parlare a scuola, nelle ore di storia. Sono esistiti l'impero romano e tanti altri imperi. In Inghilterra c'era la regina Elisabetta. Ci ricordiamo di aver letto del regno di Sardegna e del Regno Unito e poi di tanti altri. Nelle prime pagine della Bibbia, capitolo 11 della Genesi, leggiamo che gli uomini volevano realizzare il regno di Babele, ma anche lì andò male. L'impero umano e il regno umano sono cose che prima o poi finiscono. Perché allora chiedere che venga il regno? E se anche Dio ha il suo regno, ma allora chi è? È un padre o è un re? Dio è uno che si prende cura di noi, oppure è un faraone o un imperatore che comanda e fa quello che vuole? Chi è veramente Dio? In effetti avete ragione, cari fratelli e sorelle, di avere qualche dubbio. La parola regno può avere significati diversi. E io stasera vi confido che regno è la parola del Vangelo che amo di più, perché ho capito che il regno di Dio non funziona come il regno umano. Nel regno umano esiste la classifica dal primo all'ultimo, dal più famoso allo sconosciuto, dal più bello al più brutto, dal più ricco al più povero, dal più forte al più debole, dal più bravo al più cattivo, dal vincente al fallito e giù, fino agli scartati, agli esclusi di ogni storia. Se ci fate caso, è spesso così. Invece, nel regno di Dio è l'esatto contrario. Dio che è il re, Dio che in Cristo regna sulla croce, lascia il posto del comando e prende l'ultimo posto, quello del servo. Saint Charles de Foucault, pregando, diceva: Signore Gesù, nessuno ti ruba l'ultimo posto, perché il tuo, il mio sarà il penultimo. Fratelli tutti, i numeri 286-87 ci parlano di Charles de Foucault, il cui miracolo per la canonizzazione è avvenuto ad Esio. E quando viene il regno di Dio, venga il tuo regno. Il regno di Dio c'è tutte le volte che noi ci lasciamo amare e servire da Dio, un Dio che in Cristo ci lava i piedi. Lui non vuole comandarci, vuole servirci, amarci e salvarci.
Il regno di Dio c'è ancora. Tutte le volte che abbandoniamo la logica del regno umano e stracciamo la classifica e facciamo nostra la logica di Dio, l'ultimo non è più un niente, una nullità, non va di niente, non sei capace di niente, ma diventa la priorità. Il regno di Dio c'è tutte le volte che noi prendiamo il penultimo posto e ci mettiamo a servire con amore chi ha più bisogno. Ecco, il regno di Dio si trasforma in paradiso. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ha rubato fino all'ultimo, ha rubato il regno, ha rubato il paradiso. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete, credete al Vangelo. Nella misericordia di Gesù è racchiusa anche tutta la sua universalità. Dives in misericordia. Dio è ricco di misericordia. Il suo regno è regno di misericordia, di giustizia, di pace. Papa Francesco, è 10 anni che è Papa, regalo la pace, regno di pace. Questo sguardo è il regno di Dio. Maranatà, vieni, Signore Gesù, vieni, Signore Gesù, e regna nei nostri cuori, ora e sempre. Io non ritorno indietro.